dal 1979 che siamo acutamente consapevoli del fatto che nello spazio nessuno possa sentirci urlare, ma è dal 2018 che impariamo un nuovo tipo di paura, ambientata qui, sulla Terra, dove c'è qualcuno o qualcosa che ci può ghermire, uccidere, se solo ci sente sussurrare. Questa è la premessa da incubo alla base di A Quiet Place, un posto tranquillo, il nuovo film di John Krasinski, attore convertitosi a regista che si misura per la prima volta con il genere horror. E la sfida è stravinta, come probabilmente avrete sentito dalle prime entusiastiche recensioni, che hanno assolutamente ragione, indubbiamente Un posto tranquillo sarà uno dei film horror da vedere di questa stagione e di quest'anno. Come nelle migliori storie, tutto nasce da un'idea semplice ma efficacissima che risulta di fatto geniale. Siamo sulla Terra, in un futuro prossimo negli Stati Uniti rurali, e è sbarcato un qualcosa di alieno da qualche parte, sono spuntati all'improvviso, sono corazzati, impossibili da abbattere, sono ciechi, quindi buono, però hanno un udito sviluppatissimo e quindi basta fare un rumore un po' più amplificato di un sussurro o di un oggetto che si muove e loro ad altissima velocità dal nulla sbucheranno e ci uccideranno. Troviamo la famiglia Abbott in un supermercato che è una cartolina dell'apocalisse ormai avviata, scaffali desolatamente ribaltati, vetri rotti, polvere, e la famiglia scalza che molto silenziosamente tenta di portarsi a casa delle provviste, delle medicine necessarie. La chiave è appunto il silenzio. Quando si sentiranno improvvisamente dei rumori e delle voci, avranno l'effetto di una frustata quasi violento. A Quiet Place punta non solo sul silenzio, ma anche su una costruzione che mette al centro una parte dello spettatore spesso trascurata nel genere horror: la sua intelligenza. La famiglia Abbott è un campione quasi esemplare di gruppo umano ragionevole, razionale, che non solo si comporta in maniera molto avveduta anche se oltre ai due genitori ci sono dei bambini di giovanissima età, ma ha anche una capacità di pianificare a medio e lungo termine nonostante la situazione molto difficile. Ci sono dei primitivi tentativi di comunicazione tra i sopravvissuti, riescono a creare parte del cibo che consumano, hanno una casa ovviamente pensata per non creare rumore, però tutto sommato anche accogliente, calda, persino riescono a educare i figli e mantenere una sorta di istruzione. Eppure sono sempre a un passo della catastrofe, perché il rumore è una tensione costante anche nella sua mancanza. Basta far scivolare per sbaglio un oggetto o lasciar trapelare un'emozione con un grado di voce troppo alto e qualcuno morirà. A Quiet Place è un film dunque tutto basato sulla tensione che riesce a far dilatare per lunghissimo tempo, quasi fino alle fasi finali del film, quando poi ovviamente c'è un crescendo drammatico e la situazione si fa sempre più complicata per i protagonisti. E lo fa innanzitutto puntando sull'intelligenza, la verosimiglianza delle reazioni dei protagonisti. Di fatto queste creature non sembrano compiutamente e volutamente crudeli, semplicemente sono al di sopra del genere umano nella catena alimentare, hanno trasformato quelli che erano i padroni della terra in una preda come tante, cambiandone profondamente la vita e asportandone parte dell'umanità, quella dei sentimenti. E su questo il film gioca molto, ci fa vedere come di fatto questa famiglia, gli Abbott, unita da legami d'affetto ma anche da incomprensioni che nascono appunto dal fatto che non ci si può mettersi lì a parlare, confrontarsi a lungo, lo si può fare solo attraverso il linguaggio dei segni o sussurrando. Ecco, questa famiglia ogni giorno deve filtrare, far venire a galla molto lentamente o tacitare del tutto le normali reazioni umane, paura, rabbia, dolore, perché urlare, piangere o ridere significa ormai morte certa. Quindi non si possono che fare i complimenti a John Krasinski che in qualità di sceneggiatore, regista e protagonista del film ha messo insieme una pellicola basata su un'idea efficace, ottimamente scritta, che ha soltanto una lieve sbavatura alla fine che ti viene un po' da dire perché ci mettono tanto a capire una cosa così essenziale, ma per il resto che non gioca con la stupidità dei protagonisti e l'intelligenza dello spettatore. Anzi, le utilizza, non le prende in giro, ma le utilizza per aumentare ulteriormente la tensione. Il quartetto degli attori protagonisti è davvero
ottimo e capace. Tutti parleranno di Emily Blunt e del registratore, quindi io vi voglio parlare dei due bambini che riescono nell'incredibile impresa di essere così capaci e bravi da interpretare personaggi più giovani e quindi talvolta un po' sprovveduti senza risultare odiosi. Dei due bambini, lui ultimamente l'ho visto in un sacco di film come un veterano del cinema, anche da protagonista, per esempio da ragazzino che annientava, recitativamente parlando, Matt Damon in Suburbicon. Ma poi l'avevo visto anche in Wonder, quindi negli ultimi mesi ha lavorato come una grande star. Lei è la ragazzina scoperta da Todd Haynes in Wonderstruck e siccome lei è sordomuta, pensavo ci sarebbe voluto molto molto tempo per rivederla sul grande schermo. Grazie a uno dei due twist diabolici del film, uno è appunto il fatto che ci sia questa ragazzina che non ci sente, quindi è ancora più in pericolo perché non può sentire rumori e non sa quando stanno per arrivare le creature. L'altro è legato al topos immortale della gravidanza come elemento d'incubo all'interno del genere horror. Immaginate cosa possa essere un travaglio in un mondo in cui non puoi urlare. Lei era già stupefacente in Wonderstruck, veramente molto intensa, espressiva nel volto, negli occhi, e anche qui dà una fantastica prova, considerando la differenza di età e esperienza, se la gioca davvero alla pari con Emily Blunt, e non saprei dire quale migliore complimento si possa fare a un'attrice. Di fondo tutto funziona bene e fa sembrare facile fare un film così, curando le sceneggiature, avendo buone idee, puntando sull'intelligenza del pubblico e puntando su bravi attori. Purtroppo questo non è lo standard dell'horror contemporaneo, nella maggior parte dei casi. E questo è tutto per questa recensione, ci ritroviamo sempre qui e in maniera più approfondita e testuale sul blog per le novità cinematografiche e letterarie, e perché no, per qualche recensione lampo all'uscita dalle proiezioni stampa c'è sempre Instagram o Twitter. Vi auguro buone visioni cinematografiche per il fine settimana e buone letture. A presto, sempre qui su Girondo Presente.